Ciao amici! Vi hanno mai chiesto che cosa farete da grandi? E voi cosa rispondete? Io per fortuna sono uno scienziato affermato e sono a posto. Dunque vediamo, libri in salotto ne ho tantissimi. Una lavagna ce l'ho. Penne, matite, evidenziatori, ce li ho. Arte e oratoria, non mi manca. I bambini mi adorano. Ecco un mestiere facile per me. L'insegnante! Ma bene, mi vuoi rubare il mestiere? Questa volta mi dovrai ascoltare perché io faccio l'insegnante e non mi puoi confondere con le tue fantasticherie. L'insegnante è un mestiere molto importante e hai nelle tue mani il futuro di tanti ragazzi. Appunto perché tu sei un insegnante dovresti capirmi. Voglio dedicare la mia vita all'insegnamento. E poi anche alla scuola primaria spesso andavo alla lavagna e spiegavo cose. Andavi alla lavagna o dietro alla lavagna in punizione per le marachelle che combinavi? Beh, non stiamo a sottilizzare. Io la lavagna ci andavo comunque. Poi se andavo davanti o dietro è questione solo di punti di vista. E di grazia. Maestro Renato o preferisci prof? Quale materie vorresti insegnare? Italiano, matematica, fisica, storia o scienze? Che domande! Mi farò chiamare maestro! Come i grandi! E poi se hai visto tutti i miei video, lo sai, io posso insegnare storia, scienze, i grandi personaggi, gli antichi popoli, ma anche educazione civica e tante altre materie. Pensa, lo farò cantando! Per questa professione, lasciami dire che bisogna studiare tanto e sempre. Una vita! Finito il liceo e conseguita la maturità, si passa all'università, dove, a seconda della materia, bisogna conseguire la laurea. E poi dritti a scuola a insegnare! Non è proprio così. Si può iniziare con delle sostituzioni di insegnanti che sono in malattia o permesso. Si deve sostenere un concorso abilitante all'insegnamento a seconda della materia che si vuole insegnare. E poi bisogna essere pazienti, comprendere le esigenze degli allievi e come sfruttare le loro differenze per ottenere il meglio da ciascuno e per ciascuno di loro. In questo caso ti ascolto. Hai ragione. È proprio un mestiere difficile. Facciamo così. Io continuo a fare lo scienziato e ad aiutare i miei amici a studiare con i miei video. Ciao, ciao e al prossimo mestiere!